Una clinica specializzata all'Aurum di Pescara per le giornate della vista. Il progetto della Fondazione One Sight Essilor Luxottica Italia, che ha avuto il prezioso supporto del Centro Nazionale di Alta Tecnologia di Chieti Pescara, diretto dal professor Leonardo Mastropasqua. Siamo una clinica fortemente tecnologica, siamo il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Italia, siamo il centro di robotica, e però oltre a quella che è la nostra tecnologia, la nostra chirurgia, la cosa più importante è che è la solidarietà verso la gente che ha bisogno. Ecco, oltre che un piacere, è un dovere istituzionale da parte di chi ha la fortuna di star meglio, di poter aiutare chi sta peggio. È un discorso di solidarietà. La tecnologia abbraccia la solidarietà. Questo è quello che ha voluto fare la nostra clinica. La Fondazione ci ha dato una mano su questo, siamo una delle poche regioni e città scelte per fare questo, e andremo in fondo su questo e cercheremo di far sì che l'Abruzzo possa, perché poi è l'obiettivo finale, fare sempre una figura splendida per quel che riguarda tecnologia, capacità, ma solidarietà verso la gente che ne ha bisogno e beneficenza. L'iniziativa è stata supportata dagli enti locali, dalla regione Abruzzo attraverso l'assessorato alla sanità, ma soprattutto dalla comunità di Sant'Egidio, dall'Ordine di Malta, dalla Caritas diocesana di Pescara Penne, da Croce Rossa, Protezione Civile, Unione Italiana Ciechi e Tribunale del Malato. Facciamo nostro l'obiettivo dell'ONU, che è quello di far sì che i difetti della vista curabili ma non curati spariscano entro una generazione. È un impegno molto forte che ci prendiamo e che in Italia e nel mondo portiamo avanti. Qui a Pescara, nelle 2 settimane in cui saremo, daremo una migliore vista a oltre 800 persone. Quindi avranno visite oculistiche, eventualmente se individueremo delle patologie oculari verranno seguiti anche successivamente, e doneremo occhiali di vista a chi ne avrà bisogno. Il tour delle giornate della vista è partito da Roma e ha toccato 10 città, Napoli, Bari e ora anche Pescara fino al 19 maggio, e poi si proseguirà con Torino, Genova, Catania, Milano, Belluno e Firenze. 10 città in 10 mesi, le giornate della vista garantiranno a circa 8.000 persone l'accesso e l'assistenza oculistica adeguata alle loro necessità. E la solidarietà non si ferma mai. I volontari Essilor Luxottica hanno donato, oltre al loro lavoro, una giornata di ferie con l'obiettivo, fosse anche, di aiutare qualcuno a scegliere un paio di occhiali.